Oggi giornata importante, importantissima anche per tutti gli appassionati della corsa, per i runner d'Italia e non solo. Allora andiamo a seguire quella che è l'appuntamento appassionante di Vivi Città, la maratona del sociale che si sta disputando in 34 città d'Italia e dunque da Torino a Palermo lungo tutto lo stivale e non solo, insomma isole comprese, 10 km di asfalto e terra che ogni anno sono declinati in maniera diversa. Quest'anno lo slogan dell'edizione 2023 è la corsa dei diritti. A organizzare il tutto è l'Unione Italiana Sport per Tutti e con noi il presidente nazionale Tiziano Pesce. Grazie per essere collegato con Sport 24. Dunque, buon pomeriggio, grazie a voi. Buon pomeriggio a lei, si corre dunque per tante cose, tanti motivi e significati, a Roma in periferia, a Firenze per Nelson Mandela, a Cagliari e Bari contro la violenza, ricordiamo anche insomma oggi la giornata dedicata alla consapevolezza dell'autismo, Vivi Città che torna in grande spolvero, finalmente poi diciamo dopo gli anni di Covid. Assolutamente, finalmente Vivi Città è tornata dopo l'edizione dello scorso. Mi dicono dalla regia che dobbiamo, mi perdoni Presidente Tiziano Pesce, ma dobbiamo andare subito a seguire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo sentiamo. Il presidente di WISP Sport per Tutti, Tiziano Pesce, che ha organizzato sempre, però insomma stavamo menzionando che una delle motivazioni per cui si corre anche proprio il problema dell'autismo e allora riprendiamo proprio da qui con lei. Sì, grazie, ma il collegamento con il Presidente della Repubblica intanto mi fa dire che il Presidente Mattarella è sempre vicino ai diritti, alla promozione dei diritti ed è sempre vicino anche alla promozione dello sport sociale, lo sport per tutti, lo sport che è alla base anche di un'iniziativa, di una manifestazione come Vivi Città. Oggi siamo tornati con la 38ª edizione, un grande coinvolgimento, possiamo dire così, dell'intero nostro paese, ben 34 città, centri urbani, ma non solo, sono stati la sede di questa manifestazione podistica che mette insieme lo sport agonistico, lo sport competitivo con delle passeggiate ludico-motorie aperte a tutti. Tanti temi, come diceva in apertura, sicuramente una grande attenzione alla giornata per la sensibilizzazione sull'autismo, tanti temi legati alla promozione della salute, ai diritti, senza ancora una volta, purtroppo aggiungo, dimenticarci i temi della pace, ossia i temi legati a tutte quelle sedi di guerra che abbiamo nel mondo a partire diciamo dal conflitto che è molto vicino a noi in Ucraina. Sì, perché dicevamo insomma è una corsa che tante corse che stanno riguardando gli italiani, ma non solo, i tanti campi, tanti aspetti, ricordiamo anche le carceri sono coinvolte, ben 21 penitenziari. Ci sono però ecco anche gemellaggi, incursioni estere importanti anche molto lontane, no? Assolutamente, Vivi Città è una manifestazione di fatto podistica internazionale, oggi abbiamo corso anche a Tuzla, ma abbiamo corso addirittura in Giappone a Yokohama, poi ricordava temi a noi molto cari come gli interventi all'interno degli istituti penitenziari, nelle carceri, perché Vivi Città in quel caso è Vivi Città Porte Aperte, è una iniziativa che è un po' il simbolo di tante attività che i nostri comitati, i nostri tecnici, i nostri volontari portano dentro le mura delle case di reclusione, delle case circondariali. Siamo partiti nei giorni scorsi dall'istituto di Ragusa, abbiamo proseguito a Brescia, nei prossimi giorni saremo a Catanzaro, a Firenze e alla fine di maggio saranno ben 21 gli istituti penitenziari che avranno avuto Vivi Città all'interno per creare proprio un ponte fra interno ed esterno. Segnalo per esempio l'iniziativa portata avanti nel carcere e nella casa di reclusione di Verziano, Brescia, ieri, dove addirittura sono potuti entrare oltre 200 ragazzi delle scuole superiori, perché c'è un'altra molta attenzione alta ai temi dell'educazione. Grazie Tiziano Pesce, presidente WISP, per essere stato nostro ospite. Allora, buona corsa a tutti, buona domenica di corsa e di sport.